Parigi. La moda, come la storia, ha i suoi corsi e ricorsi. Ma interrogate le nonne, il responso vero viene poi dallo specchio. Ha provato questo nido di passeri d'oro? Disegnato da René Saint-Cyr, ve la ricordate? Questi galanti mustacchi di paradisi. In cima all'ermetica gonna, al nero misterioso mantello, il simbolo, la commemorazione di un cappellino. Quest'altro arriva dagli anni che le macchine erano carrozzate a torpedo e i veli fluttuavano a 40 l'ora. Riconosciamo il tortino del lift sotto un pennacchio da generalessa, ai suoi ordini marescialla. Questo cappello non è che una immensa ala di canottiera. La si toglie e si tira vento, che rimane la cuffietta per tenere in ordine i capelli. È la stagione dell'ala, questa ha subito un pizzicotto, trasformatosi in una impronta di grazia. La scopoletta dei ragazzini ha intrecciato in paglia una birichineria da ladra di ciliegie. Valzer delle rose, stordite dalla danza, sono rimaste a gambe levate, immergono i loro gambi a prendere il fresco dell'aria.